Ne faccio pochi dei dolci, ma quelli che faccio sono i dolci che piacciono a me, semplici. Allora, oggi faccio alla mia maniera un dolce tipico romagnolo, si chiama busdrengo. Allora, vi dico gli ingredienti, siete pronti? Cioccolato, dell'uova ail, mi raccomando, poi scorza di un'arancia, scorza di un limone, 3 uova, la farina bianca, farina gialla, zucchero, pane raffermo, uva passa, un po' di burro per imburrare la teglia, le mele, olio extravergine, latte e poi questo è una mia aggiunta, un po' di limoncello, qui un po' di sale. La prima cosa che serve, che cosa? È questa. Voi dovete andare nelle piazze italiane il 5, il 6, il 7 e andare a comprare queste uova dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, mi raccomando. Sono 4.500 piazze, quindi non avete scuse. Rompiamo e questo è l'uovo. Ci abbiamo pure la sorpresa, che volete di più? Che ci abbiamo oggi? Che abbiamo trovato qua dentro? Vabbè, glielo daremo a Mariucci. Adesso, teglia. Imburriamo. Allora, normalmente lo fanno anche in delle teglie di metallo. È un dolce, ma avete visto gli ingredienti? Sono tutte cose recuperate, il pane raffermo, le farine. Quindi è un dolce dove voi con le rimanenze della farina gialla, della polenta, con le rimanenze della farina bianca, fate questo dolce. Quindi non si butta niente a casa. I nostri nonni, i nostri antenati hanno cresciuto le famiglie in questa maniera. Adesso infariniamo bene così. Quindi, avete la meletta quella cascata che ha buttato Mario per terra? Ecco, questo è il modo per recuperarla. Quindi le sbucciamo, vedete un po' ammaccatella per colpa di Mariuccio, no? Che ci gioca. Ecco qui, le sbucciamo e le facciamo a pezzettini. Non deve essere regolare assolutamente, eh? Vai, così. Poi, il pane. Oh, deve essere il pane vecchio, non dovete comprare il pane nuovo e fa questo dolce. Quindi, sentite, guardate che duro. Pane vecchio. Quello che non mangiate più, ci fate il dolce, ci facciamo il pan grattato, ragazzi, non si butta più niente. Pochissima acqua, così la facciamo reidratare la nostra uvetta e poi ci aggiungo il limoncello che ringrazio, che l'ha fatto in casa, Anna Maria. Ah. Quindi con questa ricetta recuperiamo tutti. Anche le uova di cioccolato che avrete comprato in piazza, nelle piazze italiane, il 5, il 6, il 7 aprile. Io vi vedo, vi controllo. Facciamo un piccolo gesto. Tanto dobbiamo farlo un pensiero. Bella sta musichetta. Allora, quindi metto le uova, tutte e tre. Le sbattiamo un pochino. Zucchero, 200 grammi. Già è buono sto dolce, già è buono. Poi la buccia di, andiamo a cercare la grattugia, del limone, di un limone intero, quindi profumato, no quella roba con gli aromi che si compra, che si sente l'odore, sembra il diversivo dei piatti. Noi facciamo le cose bene, poche cose, pochi ingredienti devono essere buoni. Poi vado con l'arancia, uguale, non il bianco, mi raccomando, solo la parte colorata. C'è un profumo, non potete capire. Poi incomincio a mettere le mele. Incominciamo a fare questo lavoro qui. Poi, adesso, la parte più bella. Se c'è un bambino a casa, lo volete far divertire, rompe tutta sta cioccolata così. Come viene, viene, così. Poi perché non c'è Mario, sta a fare il riposino. Se no ci pensava lui. Vado. Allora, anche qui, 100 grammi. Ma se ne mettete più, che succede? Ma solo che bene. Ah. Adesso andiamo con l'uvetta, con il limoncello d'Anna Maria. Vado, strizzo un pochettino. Poi, capito, limoncello, limone, agrumi. Dai, tutto quanto abbinato. Vai, così. Guardate che bella. Un po' di sale, la farina di polenta gialla, farina bianca setacciata. Così. Poi, butto qui, mezzo litro. Facciamo bel bagnare il pane. Nel frattempo mettiamo l'olio, ci vuole olio extravergine d'oliva o se no del burro, io metto l'olio. Dovete usare un olio che sia poco aggressivo, no?
No, già l'ho visto e stai a pensare. L'olio dei semi? No, lo devi usare solo per friggere. Qua devi usare l'olio d'oliva extravergine italiano. O se no del burro. Buono. Vado. Il pane e il latte. Allora, questo qua è un dolce che ci vuole poco tempo per farlo. Però per cuocerlo necessita un po' di tempo. Perché? L'avete capito da soli. Che si deve cuocere la farina di polenta. E quando la farina di polenta è quella vera, ci vuole un'oretta. Adesso teglia bassa. Così si cuoce anche più in fretta, no? Quando la teglia è bassa. Tanto questo non cresce, eh? Allora, 50-60 minuti a 160, anche 170, statico o ventilato, fate voi. La cioccolata, al cacao. Ci vediamo fra un po'. Si è svegliato. Allora, l'abbiamo tenuto 1 ora e 10 all'interno del forno. Che bontà, vado così. Guardate che meraviglia, scotta ancora. Balla pure lui, buonissimo, una bontà. Quindi un ottimo modo di recuperare le ruote di cioccolata. Aiutiamo chi ha bisogno di noi, mi raccomando. Il 567, compriamo l'uovo di Pasqua dell'Ail. Voglio bene, buona Pasqua. Oh, buono, che bontà.